Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Siamo giunti al settimo incontro del ciclo organizzato dalla Biblioteca Gianni Rodari di Borgo Santa Maria di Pesaro. Questo settimo incontro è dedicato all'autodifesa digitale, quindi alla sicurezza digitale. E come tutti gli altri incontri, ormai è diventata una cosa consueta, appunto ha una sua specificità, ma evidentemente è però una specificità che si inserisce all'interno di un quadro di riflessione, un quadro anche operativo, per quanto riguarda insegnanti, bibliotecari, operatori culturali, un quadro operativo appunto più ampio che poi è quello della competenza informativa e digitale, in particolare appunto poi cercando di attenerci un po' alle indicazioni della legge 92 del 2019 che introduce lo studio dell'insegnamento dell'educazione civica all'interno delle scuole del primo e del secondo ciclo, non solo, anche nelle scuole dell'infanzia in realtà. Dunque, quello di oggi è un argomento incandescente, lo dico subito, non si risolve come neanche tutti gli altri appuntamenti che abbiamo fatto, naturalmente possiamo dire che abbiano risolto tutte le questioni che hanno posto. E men che meno questo naturalmente potrà risolversi in 90 minuti. Quello che possiamo fare è davvero cercare di aprire delle finestre, posso darvi delle suggestioni, posso darvi delle indicazioni, come immaginiamo, insomma, il tema del digitale, della società digitale è ormai certo diventato centrale. Ma ci rendiamo conto che spesso, insomma, non siamo ancora pronti ad affrontare certe sfide, siamo disarmati, abbiamo bisogno di studiare, 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 e non solo noi, anzi, non solo i bambini e i ragazzi, direi, forse anche di più noi adulti, perché ci dobbiamo confrontare con noi stessi, ci dobbiamo confrontare poi anche con l'insegnamento, con la didattica di argomenti che talvolta richiedono davvero una grande, non solo consapevolezza, ma anche una grande conoscenza. Allora, per quanto riguarda la gestione dell'incontro, come al solito potete rivolgere le vostre domande all'interno della chat. Ogni tanto interrompo e cerco di dare risposta. L'incontro di oggi è una lezione simulata, però un po' particolare, appunto, un po' non è coerente, cioè non è totalmente coerente, ecco, perché è così grande il tema che non può essere appunto organizzato in un programma che ne lo delimita. Vi chiederei gentilmente di spegnere i microfoni perché l'incontro lo registriamo, così poi magari riusciamo a tenerlo disponibile anche per una visione successiva. Quindi i contenuti di oggi sono certamente a carattere generale, ogni tanto facciamo insieme degli esempi pratici di interazione, esempi che poi tra l'altro, lo dico subito, noi li facciamo in un ambiente di apprendimento digitale come questo, ma nessuno ci impedisce naturalmente di replicarli anche in presenza fisicamente utilizzando delle tecnologie tradizionali, quali la voce, carta e penna, insomma. Quindi gli argomenti di oggi sono solo degli spunti che per essere poi sviluppati per davvero richiedono molte ore, non solo di studio da parte nostra come formatori, ma anche da parte dei ragazzi, appunto, che se davvero vengono messi come la legge può chiedere, insomma, davanti al tema della cittadinanza digitale, come vedremo, non si risolve
un menu di opzioni delimitato. In realtà siamo solo all'inizio della società digitale e sta a noi riuscire a porre poi le basi per una costruzione, per un'evoluzione di questa società sempre più democratica possibile. Dunque, e cominciamo ad essere un buon numero a dispetto delle mie aspettative. Dicevo, già se siamo 4 o 5 sarei fortunato. Il 6 di agosto invece cominciamo ad essere un buon numero, quindi magari ci riescono bene anche le interazioni. Vado subito in presentazione. Vado subito in presentazione e comincio con il proporvi la prima attività. La prima attività è, come al solito, un brainstorming. Per me è un classico, cioè non inizio mai una lezione senza fare un minimo di coinvolgimento delle preconoscenze o anche io di coinvolgimento, possiamo dire, emotivo rispetto alla lezione. Per cui in questa prima parte, e naturalmente di brainstorming, andiamo un po' ad esaminare le caratteristiche di internet e del mondo digitale. In una seconda parte approfondiamo i nostri comportamenti, le nostre abitudini e quindi anche i rapporti giuridici che in qualche modo si determinano o dovremmo determinare. Nella terza parte invece approfondiremo un po' di più il tema dell'identità digitale e della reputazione digitale, mentre nella quarta poi faremo degli esercizi specifici su certe forme di conflitto che si vengono a determinare in rete e che naturalmente riguardano i bambini e i ragazzi, quindi saranno focalizzate naturalmente su un tema come quello del cyberbullismo. E alla fine, naturalmente, faremo un breve riepilogo e una mappatura delle competenze e cercherò di darvi anche qualche suggerimento per approfondire. Quindi, partiamo con il solito Mentimeter. Mentimeter è un'applicazione gratuita disponibile online per fare dei sondaggi. Non è l'unica, ce ne sono anche altre che normalmente nelle funzionalità di base sono gratuite, sono sufficienti per gestire questo tipo di lavori. La domanda di oggi, intorno alla quale cominciamo a riflettere insieme, è questa. Creo una nuova presentazione che chiamerò Internet, a questo punto come modalità di visualizzazione delle vostre risposte scelgo la nuvola e la domanda è che cos'è Internet? Avete non tre, ve ne do cinque di risposte possibili, cinque di parole, insomma, che potete inserire in ogni risposta e potete anche replicare perché la domanda è davvero molto ampia, vuole essere molto ampia. Per poter rispondere, voi sapete ormai che dovete inserire in una nuova scheda del vostro browser l'indirizzo www.menti.com e qua naturalmente nella casellina inserire il codice 855101, 855101 e rispondere 855101 e rispondere alla domanda che cos'è Internet? Domanda libera, davvero, rispondete le prime cose che vi vengono in mente. Le prime cose che vi vengono in mente, le prime parole, non ponetevi limiti, né in termini di concretezza né in termini di astrazione rispetto al significato di questa parola. E se ci sono dei problemi, naturalmente voi potete anche accendere un microfono, non siamo tanti, quindi possiamo permetterci di
interloquire, ma potendo cerchiamo di attenerci solo alla scrittura, così evitiamo rumore di base. Vediamo un po', in chat mi arriva un messaggio, penso, se riesco a recuperarlo. No, non riesco più. Ah, eccolo, sì, riesco a recuperarlo da qui, però non lo leggo purtroppo. Non riesco a leggerlo. Tommaso, sono io, Sì, sono Milena, scusami. prego. E potresti ripetere il numero dell'accesso Sì, al... 85 51 01. Grazie. Prego, prego. Allora, che cos'è internet? Socialità, rete delle reti, conoscenza, connessione, una rete di collegamento, approfondimento, informazione, rete, possibilità. Questo esercizio lo dobbiamo fare con i ragazzi, cioè io lo faccio con i bambini e con i ragazzi, come con tutti gli altri laboratori. Il brainstorming vale per noi adulti, vale per i bambini e per i ragazzi, serve appunto per capire quali sono le loro preconoscenze rispetto a un tema che è ormai diventato ordinario, quotidiano. 24 ore su 24, si parla, si tratta, ci si collega, eccetera. Quindi internet non è solamente però tecnologia, è anche linguaggio, è materia, ma è anche materiale, no? È hardware, ma è software. Adesso sto rispondendo anch'io a questa domanda, sto rispondendo. Ma voi capite che se siete in presenza potete benissimo utilizzare una lavagna a fogli mobili o una lavagna d'ardesia con gessetto, insomma, raccogliere le risposte dei ragazzi che normalmente nelle decine di corsi che ho fatto, devo dire, è stata sempre la domanda che ha svegliato tutti quanti subito. Non c'è il rischio di annoiarli di solito quando si fa questa domanda, perché poi le risposte sono con i ragazzini, soprattutto giovani, cioè giovani, scusate, con i ragazzini, soprattutto quelli della secondaria di primo grado, quindi delle medie, le risposte possono essere anche molto dense, cioè, mo molto articolate, molto dense, molto anche schiette. Per cui è chiaro, che vale la pena farlo questo esercizio, perché si intuiscono tantissime cose, si intuiscono rispetto alle conoscenze che hanno i ragazzi. Quindi, per cortesia, l'audio, se potete spegnere l'audio. Quindi, vediamo rete delle reti, informazione, accesso pubblico, conoscenza, apertura al mondo, una rete di collegamento, interazione. Sono, diciamo, definizioni molto astratte, diciamo. Vabbè, pagine web già cominciano a diventare più tecnico. Entrate anche, ecco, social network. Esatto. E questo esercizio io lo faccio durare anche un quarto d'ora, 20 minuti con i ragazzi, perché poi man mano che si va avanti, all'inizio le risposte sono sempre un po' troppo astratte, così uno cerca di in una parola di sintetizzare tutto quanto. Poi man mano che si va avanti ci si accorge che il lessico di internet è veramente sterminato, cioè c'è veramente di tutto, eh? Qualsiasi parola poi in effetti può diventare connessione con questa rete, che non è una rete solo tecnologica, ma è una rete anche di significati e un insieme di relazioni. Bene, allora questo esercizio io direi di... Ah, bene, vedo che arrivano ancora delle risposte.
che ci serve in questo momento per cominciare ad analizzare le caratteristiche di internet, non tanto perché noi dobbiamo diventare adesso, o io debba raccontarvi chissà che cosa di speciale su internet, stiamo facendo questa cosa simulando una lezione a dei bambini, a dei ragazzi, quindi noi non dobbiamo rispondere, cioè dare tutte le risposte possibili, noi dobbiamo adesso solamente capire che è necessario attivare questo ciclo di questo giro di tavolo, diciamo, ecco, questo giro, questa presa di parola in cui ognuno dà delle sue delle sue suggestioni. Bene, lo darei per buono. PC, ecco, è arrivata la risposta, ecco, PC. Due parole che cerco in tutti i modi di tirare fuori dal bagaglio dei ragazzi sono poi quelle di hardware e software. Soprattutto in presenza, cioè proprio gli batto sul tavolo, com'è internet? È dura oppure è solo morbida, no? È soft. E allora lì piano piano facendo proprio questi esempi poi vengono fuori. Ah, effettivamente, la videocamera che ho dentro casa fa parte di internet? E oggi per dire siamo nell'epoca di internet delle cose. Cioè internet non è fatta solo di computer, software e persone connesse tramite computer, ma ci sono le lavatrici che fanno parte di internet, le automobili, i frigoriferi, le macchinette del caffè. Ormai praticamente non c'è cosa che non sia collegata, non sia in rete, e quindi si parla naturalmente di internet delle cose. Finiamo con questo, con questa prima parte del brainstorming. Adesso quello che farei con voi, cioè quello che farei con voi, con i ragazzi, piuttosto, sarebbe quello di attivare la seconda parte del brainstorming. Però siccome sono sicuro che tutti voi già c'eravate almeno una volta negli altri incontri, avete già visto come funziona Jamboard, quindi la lavagna di Google, raggiungibile dal menu in alto a sinistra di Drive, no? Che non è solo uno spazio appunto per salvare i documenti, ma anche proprio per crearne in modalità collaborativa. Nel sottomenu di Drive appunto c'è il link a Jamboard. Allora, il Jamboard oggi non lo facciamo perché... A meno che non c'è qualcuno adesso nell'aula che è la prima volta che entra e quindi ha assolutamente bisogno di vedere come funziona, cioè vuole vedere come funziona, quindi può accendere eventualmente il microfono e chiedermelo, se no do per scontato che tutti voi avete già almeno una volta inserito un post-it sul Jamboard per capire come funziona. Allora, questo Jamboard con i ragazzi lo dedico naturalmente al brainstorming a partire da questa fotografia. La domanda è su questa fotografia. Cosa vedrebbe un hacker? Cioè, dov'è internet? Guardando questa fotografia, internet voi, se vi trovaste in quel punto di quella città lì, dove lo vedreste? Guardandovi attorno, dove scorgereste, no, la presenza di internet? E vedete già nelle risposte che abbiamo raccolto nel brainstorming, brainstorming precedente, perché io queste slide le ho utilizzate anche nel primo laboratorio, che è dedicato ai quadri di civiltà, connetto questi due laboratori, perché oggi stiamo ragionando dentro un quadro di civiltà che non padroneggiamo proprio del tutto, adesso ci arriviamo con l'idea della sicurezza digitale, dell'autodifesa, eccetera, perché scorgiamo che ci sono dei rischi. Però noi nel frattempo, negli incontri precedenti, abbiamo visto anche le potenzialità, i vantaggi, le opportunità che ci dà internet. Questo settimo laboratorio è solo un aspetto del quadro di civiltà in cui siamo, ma è un quadro di civiltà però, è un aspetto però decisivo in un certo senso.
Per cui ecco, che cosa vediamo se ci troviamo in questo punto della città? Internet, un hacker lo vede, e adesso vi porto sulle altre slide, internet, un hacker lo vede, un hacker, cioè uno che si guarda attorno, che ha un minimo di, che presta un minimo di attenzione, comincia, cioè sa che tutte le strade sono attraversate da cavi, tutti i palazzi sono connessi tramite cavi alle reti, tramite cavi e antenne, gli autobus, le videocamere, le targhe dei mezzi sono tutte praticamente raggiungibili tramite, tramite una visualizzazione con le videocamere, di ogni mezzo riusciamo a sapere se hanno pagato l'assicurazione, se il bollo o se tutto in regola, i semafori naturalmente sono collegati a delle reti digitali, i telefonini che abbiamo dentro le tasche sono naturalmente tutti collegati e di ogni telefonino, in ogni telefonino c'è presumibilmente il profilo quasi esaustivo della persona e appunto se qualcuno entra in possesso del nostro telefonino in effetti riesce a sapere molte più cose che presumo se entra dentro casa. Se entra dentro casa mia qualcuno oggi come oggi scopre molte meno cose se, riesce, se diversamente riuscisse ad entrare, riesce ad entrare in possesso del mio telefono. Naturalmente tutti questi telefoni sono, sono connessi. Sono connessi. Che cosa significa? Che tutte queste cose, tutte queste persone connesse naturalmente diventano un vero e proprio mondo a parte, no? Cioè non a parte, non separato, non è qualche cosa di slegato dalla realtà. C'è un flusso continuo di interazione tra realtà, diciamo, fisica e realtà digitale. Per cui, vedete, noi in effetti passiamo molto tempo in questo spazio qua, perché dentro questo spazio troviamo servizi, troviamo passatempo, troviamo comunicazione, chat, libri, video, di tutto. Passiamo un sacco di ore, tutti, non solo i bambini o i ragazzi, ma tutti ci passiamo delle ore e quindi è evidente che in questo ambiente ci possono essere anche delle contraddizioni, dei conflitti, delle cose, cioè degli episodi o insomma delle situazioni che possono diventare davvero difficili e anche pericolose. Allora, questo esercizio però al di là adesso del discorso della pericolosità, del rischio, dell'autodifesa, eccetera, noi dobbiamo sempre continuare, a mio avviso, almeno in una prima parte con i ragazzi, insistere ricorsivamente sulle caratteristiche di internet, perché internet è poi, è vero che sembra, come dire, virtuale, visto così sembra qualche, una specie di strato, no, poggiato sulla realtà, però in realtà, cioè, di fatto internet è qualcosa di estremamente, estremamente duro, estremamente fisico. E per esempio, per esemplificare questa mia affermazione, vi faccio vedere un sito, vi faccio vedere un sito in diretta, il quale, spegnete i microfoni per favore, sul quale noi riusciamo a visualizzare la rete dei cavi sottomarini che ci tengono connessi praticamente. Vedete, questa è la mappa mondiale dei cavi che interconnettono tutto il pianeta, che avvolgono il pianeta, sono cavi che passano sotto al mare. Per cui vedete, se io mi avvicino all'Italia, focalizzo sull'Italia, vedete che l'Italia non è poi tanto attraversata da, cioè nel senso ci sono naturalmente delle connessioni, vedete, ma la parte più connessa è la Sicilia. L'avreste mai detto? Ci avreste mai pensato a questo? Oppure un cavo che si estende dall'Istria fino, non so, oddio, non saprei qua focalizzare adesso la città nello specifico qual è, qua sarà Venezia, oppure tra Roma e la Sardegna, tra l'Albania e Bari. E allora, questo per fare che cosa? Per far vedere che internet è qualche cosa comunque di, cioè non è uno strato astratto, immateriale, è proprio fatto di cose che se non dovessero funzionare, poi dopo non,
non ci consentirebbero di fare nulla. Ma questo è solo un tipo di visualizzazione, perché un altro tipo di visualizzazione che posso far vedere ai ragazzi è questa, è la rete dei data center, cioè dei centri di stoccaggio dei nostri dati. Adesso lo vado a cercare, data, ecco, si chiama così, datacenter.rs. Questa è una mappa, ad esempio. Adesso così è molto, molto sintetica, e man mano che noi la ingrandiamo, naturalmente fa vedere dei dettagli, fa vedere dove ci sono sostanzialmente le server farm nelle quali sono stoccate le nostre informazioni. Naturalmente le nostre informazioni potrebbero essere stoccate anche negli Stati Uniti, per dire, quando utilizziamo delle piattaforme che hanno i server in altri paesi, le nostre informazioni vanno altrove. Però ad esempio mi è caduto poi l'occhio, facendo queste ricerche nei giorni scorsi, ad Arezzo c'è ad esempio una server farm che probabilmente vi dice qualche cosa, Aruba, no? Vedete aruba.it, che è insomma un fornitore di servizi digitali molto utilizzato in Italia. Vedete, sta ad Arezzo. Allora voi da questa mappa, voi potete utilizzare questa mappa per fare vedere ai ragazzi quali sono i punti nel mondo nei quali potrebbero essere salvati i dati che loro inseriscono. Che poi siano dati, come dire, positivi o dati negativi, cioè nel senso della sicurezza, nel senso della legalità, eccetera, quello poi è un altro paio di maniche. Guardate un po' quante server farm ci sono in Europa, quante ce ne sono negli Stati Uniti, quante ce ne sono in Cina, o quante ce ne sono ad esempio nel sud del mondo. È interessante andare a vedere anche questa distribuzione, che non è certamente egualitaria, direi. Ecco. E questo è un altro tipo di proiezione sulla quale conviene lavorare. Ripeto, ognuna di queste slide potrebbe essere una lezione, durare davvero anche delle ore. Questo è un altro tipo di rappresentazione delle server farm più grosse che ci sono. Naturalmente, vedete, nel nord dell'Europa è più facile trovare quelle più grosse nel nord dell'Europa, perché lì fa freddo e naturalmente delle macchine che si surriscaldano, che si scaldano tanto, hanno bisogno naturalmente di temperature basse per essere gestibili con più facilità. Come sono fatte queste server farm? Adesso io ho preso un po' di immagini qui e là, però sono fatte così. Praticamente ci sono centinaia di computer collegati l'uno all'altro, centinaia, migliaia di computer collegati l'uno all'altro, e dentro ci potete trovare anche della gente che ci lavora, appunto, perché fa manutenzione, fa di tutto. Vedete, questa, per dire, può essere una immagine, appunto, di una server farm, vedete, con tutte le automobili fuori, della gente che ci va a lavorare dentro, insomma. È una vera e propria fabbrica. Internet è una rete molto estremamente materiale, proprio materialissima, direi. E quindi a me piace tanto lavorare su queste cose con i ragazzi, perché poi sono le premesse anche per passare alla fase successiva, no? Quello che ai bambini, ai ragazzi andrebbe mostrato anche subito è come sono fatte le cose che utilizziamo, come sono fatti i dispositivi. Attenzione, non si tratta di diventare tutti meccanici di automobili digitali, cioè nessuno di noi, almeno io non so come è fatto il motore della mia macchina, non è che sto lì a smontare il cruscotto per vedere come è fatto tutto il dispositivo digitale che c'è dentro, lo lascio fare tutto al meccanico, meno problemi c'ho, meglio è chiaro. Però nei limiti del possibile, anche in un'ottica, diciamo, di educazione hacker, no? All'attitudine hacker, quindi all'attitudine a smontare le cose, vedere come funzionano e migliorarle, che è una filosofia assolutamente centrale nella storia di Internet, conviene anche far vedere come sono fatte le cose dentro ai bambini e ai ragazzi, e soprattutto fargliele vedere come cambiano nel corso del tempo. Se ci fate caso, adesso i telefonini, ad esempio, non si possono più smontare, cioè in realtà non riesci neanche più a togliere la batteria. Quindi abbiamo un livello di indipendenza nella gestione dello strumento molto relativo rispetto a prima. Nel momento in cui la batteria non funziona più, non la cambi, insomma, ecco, a meno che non conosco tutti i vari espedienti tecnici, però sicuramente gli strumenti stanno cambiando, e secondo me è importante in ogni caso fare vedere come sono fatti. Allora, fino a qui noi abbiamo ragionato
tramite un brainstorming su Mentimeter. Ci torno un attimo su. Che cos'è internet? Tramite un brainstorming che non vi ho fatto fare praticamente sul Jamboard, perché richiede comunque tempo e sono già cose che dal punto di vista del funzionamento di Jamboard noi sappiamo già come funzionano. Quindi abbiamo analizzato un po', abbiamo cercato di capire come è fatta internet, come sono fatte le nostre città, e quindi si tratta poi a un certo punto anche di capire come, quali sono le nostre abitudini invece e quali sono i rapporti, le relazioni anche da un punto di vista giuridico che andiamo a costruire, a generare all'interno di questo ambiente. Mi è venuta in mente un'ultima cosa, per curiosità, restando sempre sulla prima parte delle caratteristiche di internet. Non so se vi è mai capitato di andare a cercare webcam attive, webcam attive in Italia. Ne prendo un sito a caso. Adesso voglio vedere se qua nelle Marche c'è una webcam attiva. Spiaggia di San Giorgio, Fano. A Fano dove lavoro. Io magari sto facendo un giro, sto facendo in questo momento, e questa è una webcam che sta in diretta, naturalmente, che riprende, vedete il passaggio delle persone. Per cui, vedete, noi generiamo informazione indipendentemente dalla nostra volontà. Internet, queste macchine funzionano indipendentemente da noi. Questo significa che noi non abbiamo più il totale controllo di queste macchine. Cioè, siamo noi che le programmiamo, siamo noi che diciamo a questa webcam, noi o chi per noi, insomma, chi abbiamo delegato per fare questo lavoro, no? E metti una webcam in piazza 20 settembre a Fano e riprendi in diretta quello che succede. Siamo noi, potremmo anche spegnerla volendo. Però, a parte il fatto che non tutti sono consapevoli di questo, di questa cosa, che ci sono non una, ce ne sono anche più di una di webcam attiva in quella piazza, solo che questa è pubblica, e quindi è visibile da tutti. Non solo questo, ma noi appunto generiamo informazione. Se dovessi in questo momento stessi passando io in quella piazza, oppure fossi in quella piazza a fare lezione, seduto magari al tavolino del bar, voi in questo momento mi potreste vedere gesticolare, tipo come faccio anche davanti allo schermo, come se fossi davanti alle persone. Ecco, era questo era per darvi solo un altro piccolo assaggio di come è fatta internet, di che tipo di mondo ci siamo costruiti, ci stiamo costruendo. Bene, torno di nuovo sulla carrellata di altre cose che dobbiamo fare, appunto, e vi propongo a questo punto di collaborare di collaborare alla raccolta di alcune informazioni relative ai vostri comportamenti, ai vostri comportamenti digitali. Questa cosa io la propongo a voi che siete adulti, ma la potrei proporre benissimo anche a dei bambini, cioè lo faccio in realtà, lo faccio, poi vi faccio vedere anche delle fotografie, anzi ve le faccio vedere subito le fotografie, ve le faccio vedere, ma proprio due velocissime, perché così vi rendete conto anche di che tipo di lavoro abbiamo fatto in questi anni con i bambini, con i ragazzi, Nella classe, diciamo, fisica, i ragazzi, quando facciamo consapevolezza digitale, autodifesa digitale, naturalmente non lavorano con i banchi. Stiamo in cerchio, diciamo, il cerchio è la figura geometrica più democratica che possiamo immaginare, quindi i ragazzi naturalmente, ai ragazzi poi piace anche scomporre, cioè smontare la classe. Anche lì, quella è un'azione hacker che andiamo a fare. Smontiamo la classe e la rimontiamo per farla funzionare meglio, perché abbiamo bisogno di affrontare temi che con la lezione frontale non funzionano, non passano. Per cui quella, ad esempio, quella è la situazione del cerchio, questa, ad esempio, sono la lavagna d'Ardesia e due cartelloni messi lì con il brainstorming e con le regole che abbiamo stabilito in cerchio che devono funzionare in quel social, fatto di corpi veri e propri, di corpi e di intelligenze, appunto, quali sono le regole che ci diamo per fare questo percorso insieme. Allora, in questo
in questo scenario, naturalmente, in questo scenario, quindi i ragazzi che possono essere in presenza, ma possono essere come in questo caso, come siamo ora, in un ambiente di apprendimento digitale, in ogni caso a un certo punto gli chiediamo di esprimersi un po' rispetto a ai loro comportamenti, alle loro abitudini digitali. Il modo migliore per fare questo è dargli o delle fotocopie, con delle indicazioni, con dei campi da compilare, oppure se siamo in un ambiente digitale possiamo fare un questionario, una scheda, la possiamo montare al volo, ci vuole davvero qualche minuto per montarla. Sempre dentro Drive, nelle varie funzionalità, io penso che già lo sapete, ma lo ripeto anche perché poi questa lezione la stiamo registrando, quindi potrebbe servire anche ad altri, che non è detto che lo sappiano. Vedete, oltre ai documenti Google, fogli di calcolo, presentazioni, eccetera, abbiamo anche la funzionalità moduli Google, che come al solito, come tutte le altre funzionalità, può essere creata e condivisa, che vi permette di montare in 448 una scheda, un questionario, un sondaggio. Io già questa scheda l'ho già montata, perché comunque mi richiedeva qualche minuto e non volevo passarlo, come dire, farvi neanche troppo annoiare. Vedete, ho creato questa scheda che ho chiamato Abitudini Digitali, analisi del comportamento digitale, in cui ci sono delle domande alle quali vi chiederei davvero di rispondere adesso in qualche minuto, velocemente, non pensateci troppo. Cioè, non pensateci troppo, voglio dire, perché deve servire solo per vedere il funzionamento anche dal punto di vista dell'interazione. E quindi non badate troppo al contenuto adesso. Posso condividerla con voi, questa scheda, sia in modalità anonima, sia invitandovi con nome e cognome. Bene, potrei chiedervi di mettere il nome e cognome, no? Ma in questo caso io vi chiedo di essere anonimi perché mi interessa ragionare insieme sulle risposte, sui dati che vengono fuori e, come dire, staccati dalle singole persone. Dobbiamo ragionare su quello che su quelle che sono le nostre caratteristiche, le caratteristiche dei nostri comportamenti. Quindi copio l'indirizzo, vale la stessa cosa con Jamboard, ormai l'avete capito. Chiudo un attimo la presentazione, se no con la chat non riesco a lavorare. E incollo l'indirizzo. No, scusate, sto sbagliando la procedura. Niente. Ci sono ricascato. Non funziona così. Cioè, non funziona così. Google Moduli funziona un po' diversamente. Per poter farvi solo rispondere, non vi devo mandare il link principale, questo qua nella barra del browser, perché vi farei entrare come editor. Diventereste anche voi utenti con i superpoteri, quindi potreste gestire anche voi il questionario, ma non rispondere se non secondariamente. Invece adesso mi interessa raccogliere le vostre risposte, quindi ve lo invio. Come ve lo invio? Copio il link, lo riduco così diventa un link anche più gestibile, annullo, torno, no, però non ve l'ho fatta vedere questa cosa, scusatemi, rifaccio tutto quanto, abbiate pazienza, ma il bello della diretta è anche questo. Allora, adesso la vedete, questa è la scheda sulle abitudini digitali. Se io copio l'indirizzo, questo qua nella barra del browser, lo mando a voi, voi diventate editor come me, ma non è questo l'obiettivo adesso dell'esercizio. L'obiettivo è raccogliere le vostre risposte, solo le vostre risposte. Quindi cosa faccio? Clicco su invia, in alto a destra, prendo l'indirizzo, abbreviato magari, chiudo questa cosa qua, chiudo la presentazione per facilitarmi il lavoro di inserimento dentro la chat, e dentro la chat adesso trovate il link al questionario. Man mano che voi mandate le risposte, le andiamo a visualizzare in diretta. Ma temo che sia caduta la presentazione un'altra volta. Eccola qua. No, scusate, non è caduta, l'avevo chiusa io. Bene. Allora, man mano che voi rispondete al questionario, le risposte le vediamo in diretta. E ci dobbiamo prendere 2 minuti di tempo, perché comunque la scheda c'ha un po' di campi. I campi sono in quale fascia oraria mi collego di solito a internet, in quali giorni mi collego, quando sono al computer i miei genitori o i miei figli, nel nostro caso diciamo figli, parenti, che cosa fanno,
A casa mia il computer che uso dove è collocato, lo utilizzo solo io o anche gli altri, quali altri dispositivi possiedo, quali profili online possiedo, quante ore al giorno li uso, quali rischi intravedo e quali strategie di difesa conosco. Allora, un questionario del genere, naturalmente una scheda del genere, richiede anche un paio d'ore, di interazione con i ragazzi, tra tutto, perché non dovete solo raccogliere i dati, dovete poi anche ragionarci su. Adesso noi questa cosa la faremo velocemente perché mi interessa farvi vedere il funzionamento tecnico e concettuale, ma poi dopo non ci soffermiamo 2 ore naturalmente su questa scheda, anche perché sarebbero le risposte vostre di adulti e non quelle di bambini o di ragazzi che comunque sono il focus di questo ciclo. Se mandate qualche risposta, per favore, vi faccio vedere come possiamo già visualizzarle in diretta queste cose. Se fossimo in una classe con una LIM, potremmo sulla LIM visualizzare le risposte. Ecco, la prima risposta è arrivata, bene. Ok, la prima risposta è arrivata. Vedete in quale fascia si collega il rispondente di pomeriggio, in quali giorni, tutti i giorni. A casa mia il computer che uso dove è collegato dovunque, probabilmente è un portatile, lo utilizzo solo io e anche gli altri, mio marito. Quali altri dispositivi possiedo, smartphone, eccetera. Quali profili online possiedo, vediamo Twitter, WhatsApp, Instagram. Questo cos'è? Ah, ecco l'account delle di posta. Quante ore al giorno li uso, da 3 a 5 ore. Quali rischi e pericoli temo? Ancora nessuna risposta a questa domanda. Ok, non è stata data una risposta a questa domanda, va bene. Allora, la risposta ai rischi e i pericoli, le strategie di difesa, come dire, sarebbe poi il nocciolo di questo, dell'autodifesa digitale. Ripeto che però noi oggi affrontiamo in maniera piuttosto ampia. Non possiamo naturalmente entrare nel merito delle questioni anche strettamente tecniche. Adesso facciamo consapevolezza digitale, cittadinanza digitale, questa è cittadinanza digitale. Ecco, vedete le risposte adesso sono cominciate a diventare 4, naturalmente cominciamo ad avere, immaginate di avere 20 risposte, i ragazzi, avete materiale sufficiente per cominciare a dire, ragazzi, guardate un po', ma qua di notte, com'è che stiamo sempre collegati di notte? Perché non state collegati di mattina? Adesso, con il fatto della pandemia e delle lezioni online, sappiamo che di mattina i ragazzi spesso sono stati sempre collegati. Vi avessero risposto a febbraio, sicuramente nelle scuole italiane gli studenti avrebbero risposto collegati di mattina, sarebbero stati molto pochi, perché o i telefonini venivano sequestrati oppure semplicemente. E dentro le aule non c'erano dispositivi digitali, le aule 2.0, 3.0 sono ancora molto, molto limitate. Comunque, bene, 8 risposte. Grazie, grazie davvero. E serve naturalmente per titolo di esempio. Vediamo un po' quando sono al computer, i miei genitori, i miei figli cosa fanno? Giocano, interagiscono, giocano. O studiano, lavorano, i figli conducono la vita ordinaria, vivo sola. Ecco, allora mi accorgo ora, c'è un problema in questa frase, in questa domanda come è posta. Quando sono al computer, i miei genitori cosa fanno? Può essere interpretata in vari modi. Cioè, quando il ragazzo pensa, quando i miei genitori stanno al computer, che cosa scrivono, che cosa fanno? Oppure quando io sono al computer, dovrebbe essere. I miei genitori che cosa fanno? Mi controllano, sono lì che riescono a vedere cosa faccio, eccetera. Perché se volete il miglior modo per controllare cosa fa vostro figlio, i vostri nipoti, cosa fanno al computer, il modo migliore è per metterlo in salotto, ad esempio, con lo schermo rivolto, visibile a tutti. Non c'è altro modo per avere il controllo delle cose che si fanno. A meno che poi appunto non si va sul controllo parentale, eccetera, ma quella è una cosa che non affrontiamo oggi tecnicamente comunque.
Bene, comunque grazie davvero per le vostre risposte. Grazie davvero per le vostre risposte. Andiamo a vedere sotto i rischi e i pericoli. Su questo, naturalmente, con i ragazzi ci si sofferma un bel po', naturalmente, che è il punto di partenza per poter ragionare sulla cittadinanza digitale, sull'autodifesa digitale. Vedete, furto di identità, truffe, la dipendenza, hackeraggio, prendere un virus, troppo tempo davanti al dispositivo, appropriazione delle mie info sensibili, la vista, vedete, quindi ci sono anche problemi di salute, dolori fisici e stanchezza, tantissimi certe volte, condivido, di avere una limitazione nella privacy, rischi per la privacy. Sì, mi verrebbe da dire che della privacy è bene che ci scordiamo se stiamo su internet, se abbiamo scelto di andare su internet. Purtroppo tocca dire che la privacy diventa davvero un tema non solo scottante, incandescente, ma anche delle volte un po' troppo scontato. Quali strategie di difesa conosco? Non frequentare siti sconosciuti, non rispondere a mail di sconosciuti o sospette, darsi dei tempi, password. Vedete che ci sono sia aspetti tecnici che comportamentali, no? Darsi dei tempi. Quella di darsi il tempo, guardate che è proprio difficile davanti a una macchina. Password, limito i periodi, bene, cambiare password spesso, l'attenzione ai contenuti, antivirus. Naturalmente siete bravissimi, non avete bisogno di Tommaso Paiano per gestire gli aspetti della sicurezza digitale nel vostro caso specifico. Però vi ricordo, adesso siamo qua insieme per capire che tipo di contenuti e che tipo di strategie utilizzare con i nostri bambini o ragazzi. Bene, ripeto, questo lavoro sulla raccolta delle schede l'abbiamo fatta perché anche siamo entrati in decine di scuole, soprattutto in provincia di Pesaro, con un'equipe di psicologi, sociologi, insomma, bibliotecarie. E quindi eravamo proprio un gruppo, un team, insomma, di lavoro che girava per le classi e questo lavoro di raccolta dei comportamenti naturalmente era anche molto, molto importante, proprio centrale, per cui è durato anche 4 ore, 6 ore, non di seguito, naturalmente. Incontri di massimo 2 ore con i ragazzi in cui si introduceva il ragionamento e poi veniva sviluppato la settimana dopo, un incontro a settimana, grosso modo, facevamo, ecco, con i ragazzi su questi temi un incontro a settimana di 2 ore. Allora, bene, abbiamo cominciato ad analizzare le nostre abitudini digitali, i nostri comportamenti, i nostri rischi e i nostri pericoli. Allora, i nostri pericoli, le nostre strategie di difesa. Allora, c'è da dire subito ai ragazzi, c'è da fare vedere subito una cosa, da farli ragionare da subito su una cosa, su questa parola chiave qua, direi, contratto. Perché per poter stare su internet, qualche contratto dobbiamo averlo stipulato. E se siamo noi adulti, già ci viene in mente. Tutte le volte o quando potenzialmente abbiamo, no, quando evidentemente abbiamo sottoscritto un contratto, ma se provate a chiederlo ai vostri bambini e ragazzi è un po' più complicato, eh? Cioè è difficile che i ragazzi abbiano riflettuto sul fatto che per poter andare online, in quella infosfera, no, su cui ragionavamo all'inizio di questo laboratorio, e tutte le volte si va online, come dire, si aprono, si attivano dei rapporti giuridici. È difficile. Potete fare degli esempi concreti. Noi li abbiamo cominciati a portare a riflettere su questa cosa, chiedendogli: fate parte di associazioni sportive, fate parte di associazioni di volontariato, insomma. È qualche cosa che abbia a che fare con la vita quotidiana che presuppone comunque la stipula, la firma di un contratto, la sottoscrizione di un documento nel quale sono elencati diritti e doveri. E questo è un contratto sostanzialmente. E allora, perché è importante questa cosa qua? Perché noi, per poter andare in rete, vogliamo utilizzare WhatsApp, la prima cosa che WhatsApp ci chiede di fare,
Zuckerberg, Facebook, insomma, i proprietari della piattaforma, della software, l'applicazione di messaggi, è quella di sottoscrivere un contratto. Quando noi spuntiamo il campo accetta sui termini di servizio senza averli letti, stiamo sottoscrivendo un contratto, in effetti. È un'azione importantissima, Perché è importantissima? Adesso provo a fare con voi un ragionamento, cioè vi propongo una riflessione che va dal generale al particolare, naturalmente, in brevi, molto brevi. Vi faccio leggere questa dichiarazione di indipendenza di metà anni 90, quando eravamo ancora all'inizio di questa rivoluzione digitale. Cioè erano già passati 25 anni, più di 25 anni da quando internet era materialmente nata, però è negli anni 90 che è esploso il fenomeno, grazie a una parte di internet che chiamiamo web, che spesso tendiamo a scambiare per internet. Il web è solo una parte di internet. All'epoca il web cominciava a diffondersi, naturalmente, la maggior parte dell'umanità ancora a metà degli anni 90 non usava internet e non usava il web, e allora in ogni caso chi davvero lo sapeva usare, vedete, faceva dichiarazioni tipo di questo tipo: governi del mondo, stanchi giganti di carne, io vengo dal cyberspazio, la nuova dimora della mente, a nome del futuro chiedo a voi esseri del passato di lasciarci soli, non siete graditi fra di noi, non avete alcuna sovranità sui luoghi dove ci incontriamo. A metà degli anni 90 internet era ancora percepito come un luogo anarchico, un luogo utopico, in cui si poteva fare non quello che si voleva, nel senso che ognuno faceva quello che voleva senza rispettare alcunché. In realtà c'era molto lavoro sul senso di comunità, sul senso di appartenenza, sulla costruzione di ambiti di discussione che poi si sono voluti sempre di più. All'epoca davano la percezione di poter finalmente, come dire, sottrarsi a certa invasione statale, quindi a certe forme di controllo, diciamo, sociale, di sorveglianza. Davano un po' questa sensazione, da una parte rispetto alle politiche, diciamo, alla politica, rispetto quindi alle politiche statali, dall'altra di sottrarsi alla mercificazione dei rapporti sociali. Quindi questa era la percezione della metà degli anni 90. Nel 2015, Stefano Rodotà, insieme a una commissione di studio sui diritti e doveri relativi a internet, praticamente pubblicano, approvano questa dichiarazione dei diritti in internet. Una dichiarazione dei diritti in internet. Quali sono i presupposti di questa dichiarazione dei diritti in internet? Il presupposto è aver capito ormai, aver approfondito che dopo 20 anni internet è diventata qualcosa di diverso. Nel 2015 internet non era più la stessa cosa di metà degli anni 90. Perché? Perché stati invadenti e aziende estremamente aggressive hanno preso il sopravvento, tanto che ci sono aziende oggi che hanno bilanci che sono il doppio di alcuni stati, di alcune formazioni statali, quindi di alcuni paesi, alcune nazioni. Quindi ci rendiamo conto di trovarci davanti a un'epoca storica completamente diversa e anche temuta magari negli anni 90, ma non ancora neanche visualizzata. Allora, che succede? Di fronte a questi sovrani, perché le aziende che dominano comunque i flussi digitali sono davvero poche, si contano sulle dita delle mani, in realtà hanno poi è difficile cercare di regolamentarle. Per cui ecco, una dichiarazione dei diritti internet per Stefano Rodotà e tutti gli studiosi che hanno collaborato a questo lavoro serve appunto per definire dei principi intorno ai quali anche il comportamento del sovrano, del faraone, del proprietario dell'azienda multinazionale che ha in mano
gran parte dei profitti che riescono a generarsi con questo sistema digitale, appunto cercare di regolamentare anche il loro comportamento, un po' come pretendevano i rivoluzionari francesi, insomma, nell'Ancien Régime, no? Il problema con l'Ancien Régime era quello, il re, cioè l'assolutismo praticamente, non pretendeva di non rispettare alcuna regola, di inventarsi le regole giorno per giorno, e non è possibile fare una cosa del genere. Non era possibile all'epoca e non sarebbe possibile neanche ora, tant'è appunto che c'è la necessità di avviare un processo costituente, perlomeno Stefano Rodotà ci ha lasciato questo in eredità, non so se ce la faremo mai, come dire, a creare una costituzione, a una costituzione di internet che sia, come dire, la bussola per tutti. Quindi attenzione, qua passiamo dalla Costituzione italiana, stiamo parlando di processi costituenti, costituzionali, di livello mondiale, perché internet naturalmente come quadro di riferimento ha il mondo intero. Quali sono le parole chiave che poi incontreremo anche nello svolgimento di questo piccolo laboratorio oggi? Alcune di queste le incontreremo: accesso, cultura, uguaglianza, privacy. Vedete, queste 10 parole chiave sono centrali dentro la dichiarazione dei diritti di internet, che vi suggerisco non solo di leggere e approfondire per bene, ma di fare vedere ai vostri ragazzi nelle 33 ore di educazione civica digitale che comunque vi toccherà fare per chi è di scuola, vale anche per i bibliotecari naturalmente questo discorso, nei limiti della loro attività, e farli vedere, perché, come dire, si tratta di ragionare sui rapporti giuridici nuovi, sui rapporti giuridici nuovi che devono essere il frutto anche del nostro lavoro. Bene, detto questa cosa così pesante, no? Cioè, che poi io non è che sono un costituzionalista, voi l'avete capito, non sono neanche un avvocato, quindi non entro poi nel merito delle questioni proprio strettamente giuridiche, però una domanda come questa ve la posso fare. Qual è l'età minima per iscriversi a WhatsApp? Proviamo a fare un piccolo sondaggio tra di noi grandi. Quindi lascio questa slide, ne creo una nuova su Mentimeter, quindi nuova presentazione, la chiamo età minima, dai, la chiamo età minima, crea presentazione. Voi vi ricordate che siete anonimi quando rispondete? Come modalità di risposta, stavolta scelgo le colonne, quindi qual è l'età minima per registrarsi e utilizzare WhatsApp? Allora, le risposte sono età 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Allora, come fate a rispondere a questa domanda? Vi prego di rispondere, vale anche per gli adulti, anzi fatela soprattutto agli adulti questa domanda, prima di farla ai ragazzi. www.menti.com e usate il codice 933179. Allora, vediamo, siamo in 14 adesso in quest'aula digitale, vediamo se ci abbiamo una risposta univoca. Adesso non vi chiedo di conoscere appunto la Costituzione, l'eventuale Costituzione che regolamenta internet, ma insomma questa domanda però dovremmo poter rispondere con precisione. Ecco, già sono arrivate 3 risposte e sono già 2 diverse. Interessante questo, eh? Non abbiate timore, naturalmente siete anonimi, quindi potete rispondere la prima cosa che vi viene in mente, se non lo sapete con la massima certezza. Non andate a fare ricerca adesso, dai, perché sennò poi rovinate il... Posso ridare il codice, certo? Sì, Valentina. Il codice, può ridare il codice. Sì, 93, lo scrivo, 93 31 79. Ah, 16 anni sta diventando la risposta. Ah. E c'è da riflettere. Tutti 16, a parte uno.
a questo punto chi ha risposto uno potrebbe anche, secondo me, dirci perché. Però adesso non voglio mettervi in imbarazzo, quindi non vi obbligo. Se volete farlo, aprite il microfono e ci dite perché avete risposto 14. Potrebbe esserci un buon motivo dietro, eh? Siamo a 9 risposte. Bene, se non ne arrivano altre possiamo anche fermarci. Ok, non ne arrivano altre di risposte, quindi... allora, in base alla normativa sulla privacy dell'Unione Europea, l'età minima è 16 anni. Però in Italia è 14. È così. Se non ho capito male, come dire, non ho interpretato male la modalità come è stata recepita in Italia, ecco, in Italia è sufficiente avere 14 anni per poter, attenzione, accettare le condizioni d'uso della piattaforma relativamente alla privacy, quindi relativamente alla gestione dei dati personali. E se non, cioè, se avete altre riflessioni da fare su questo, accendete pure i microfoni, perché è il momento naturalmente di dirci se ci sono altri punti di vista. Però la questione è proprio così, L'Unione Europea stabilisce 16, poi ogni Stato recepisce autonomamente, e l'Italia l'ha impostata su 14. E vale per tutte, poi, in realtà, le piattaforme. Vale per tutte, anche per Facebook. Quindi, ripeto, elemento di riflessione. Scusate, ho cambiato un po'. Ho cambiato slide, ma insomma la slide era questa qua, con l'età minima per registrarsi e utilizzare WhatsApp. È bene approfondirla questa cosa qua, perché naturalmente ci capiterà, facendo educazione civica digitale, di avere bisogno di rispondere. In ogni caso, questo tipo di esercizio, vediamo, arriva in chat una... Forse vale anche per YouTube se ci si collega con account Google. Sì, no, vale per tutte le piattaforme in realtà. A meno che io sappia, non c'è una differenza. Il legislatore italiano ha stabilito 14 e 14 per tutte. Quindi c'è una differenza tra l'Unione Europea e l'Italia. E questa è importante, questa cosa, perché poi impatta naturalmente sulla responsabilità dei genitori, sulle responsabilità dei ragazzi, insomma, cambiano a seconda della loro età. Quello che a questo punto dobbiamo assolutamente fare, non assolutamente fare, anzi quello che ci aiuta a introdurre il tema della cittadinanza digitale nella maniera più anche... fluida, flessibile possibile con i ragazzi, è quella di lavorare sulle norme contrattuali che vengono sottoscritte quando accettiamo i termini di servizio, i famosi termini d'uso, le condizioni d'uso delle piattaforme. Io prendo questa di Facebook a titolo di esempio, ma vale per tutte le piattaforme, grosso modo con sfumature diverse. Tutte le condizioni d'uso sono organizzate in maniera tale da regolamentare il tema della privacy, del copyright e della sicurezza. Il copyright l'abbiamo visto nel laboratorio scorso, no? Un po' come funziona, qual è la logica. E ci soffermiamo un attimo tra qualche minuto. Quello della privacy, naturalmente ci dobbiamo ragionare ora, e anche un po' su quello della sicurezza. Allora, che cosa dice Facebook nelle sue norme? Facebook esordisce in questo modo: per noi la privacy degli utenti è molto importante, per cui fai attenzione,
leggi quello che c'è scritto perché poi dopo non ti venire a lamentare, sostanzialmente. È questo l'approccio. Leggi attentamente prima di scrivere, ma tanto nessuno le legge. Allora, adesso non vi sto proponendo di leggervi tutte le normative possibili, però perlomeno di capirne voi la logica, magari la conoscete già, per carità, però è di capire anche come eventualmente si può spiegare ai ragazzi. Allora, per poter parlare di privacy, quello che noi dobbiamo introdurre come tema importante dentro la scuola e quindi nell'ambito della cittadinanza digitale, quindi nell'ambito dell'educazione civica, è il tema dei dati personali. Se voi chiedete a un adulto, o voi chiedete a un ragazzo, chiedete a un bambino quali sono i suoi dati personali, loro vi risponderanno sistematicamente con l'elenco dei dati identificativi. Cioè, sono quelli in prima battuta i dati che vengono in mente, perché ci si pensa molto meno ai dati sensibili, che sono poi davvero, come dire, la parte problematica. Cioè, anche i dati identificativi sono problematici. Cioè, i dati personali, il tema sono i dati personali. I dati personali però non è che sono tutti uguali. Ci sono dati identificativi e dati sensibili. Allora, ragionare sulla differenza tra dati identificativi e dati sensibili richiede tempo. Richiede tempo, bisogna lavorarci con i ragazzi, bisogna lavorarci non un quarto d'ora, non un anno e poi dopo ci si scorda. Questa cosa qua andrebbe tutti gli anni affrontata, perché vedete, le norme cambiano di continuo. Adesso già solo vedere l'età di uso di WhatsApp, c'è differenza tra la normativa sulla privacy europea e poi il modo in cui è stata recepita in Italia. Magari l'anno prossimo cambia un'altra volta, non lo so. E qui evidentemente vanno sempre monitorati quegli aspetti. Internet non è che non è che solo il software si aggiorna, passa da 2.0, 3.0, 4.0. Anche le norme, anche la regolamentazione cambia di continuo. Quindi non si può mai pensare di aver raggiunto il massimo della conoscenza indispensabile, perché ci si deve aggiornare sempre. E per fare un esempio che poi riprenderò anche alla fine, internet è una specie di palestra in cui ci si va per fare allenamento. Una palestra, mi piace immaginare, di arti marziali, dove non si finisce mai di imparare, dove anche il maestro dei maestri ha ancora qualche cosa da imparare, perché poi l'arte marziale alla fine corrisponde con la saggezza, con la vita, no? Stando poi alle filosofie orientali, naturalmente. Bene. Quindi vale lo stesso discorso, il discorso che vale per le tecnologie, per i software, vale anche naturalmente per l'aggiornamento della normativa. Dati personali, naturalmente, se voi provate davvero a interrogare i vostri bambini, i vostri ragazzi, vi accorgerete che magari sottovalutano aspetti come l'identità religiosa, l'identità sessuale, l'appartenenza magari ad alcune organizzazioni, piuttosto che altre, eccetera. Insomma, adesso non possiamo approfondire questa cosa. Non è una lezione sulla privacy, non sarei neanche in grado di farla. Però naturalmente riesco, so che devo bisogno di fare alcune distinzioni, e queste distinzioni me le porto dietro naturalmente quando faccio lezione con i ragazzi. Perché? Perché poi quando andiamo ad approfondire effettivamente questa lettura dei termini d'uso della piattaforma Facebook, ma ripeto, vale per tutte le piattaforme, ci accorgiamo che Facebook ci dice proprio chiaro e tondo che cosa fa di noi. Ci prende le informazioni sul dispositivo, ci prende le posizioni, ci prende le informazioni sulla connessione, quali siti web visitiamo passando magari attraverso siti che utilizzano servizi Facebook, quindi quali sono i cookie di terze parti, ad esempio, che ci connettono, e talvolta non ci spieghiamo com'è possibile che abbiamo cercato quel libro e poi dopo incredibilmente su Facebook è comparsa la pubblicità. È perché abbiamo sottoscritto dei contratti nei quali c'era scritto che questa cosa sarebbe stata fatta. Quindi vedete, Facebook ci dà per filo e per segno tutte le indicazioni su quali sono i dati che vengono presi. Per cui, ecco, quando scendiamo nel dettaglio, noi non diamo solo nome e cognome a Facebook. Andiamo anche sesso, immagini, profili nostri, magari in situazioni sociali anche diverse, foto di amici, reti di lavoro, naturalmente numeri di telefono, cambio slide
diamo naturalmente informazioni sulle nostre preferenze, su quali sono naturalmente connessioni con amici che tagliamo, eccetera, quali sono post, commenti che facciamo, quindi esprimendo opinioni, liste di amici, eccetera. Allora, è chiaro che si possono poi gestire, ci sono le impostazioni per gestire tutte queste cose, però chi è che davvero si è messo lì tra gli adulti a spuntare per bene, leggersi dettagliatamente tutti i vari particolari che sono anche piuttosto faticosi e impegnativi? E chi è che l'ha insegnato ai propri figli? E qual è la scuola che insegna a fare queste cose ai propri allievi? Beh, queste sono solo domande che io naturalmente vi pongo e non vi do una risposta. Andiamo avanti perché appunto poi su questi termini d'uso noi ritroviamo, perché noi lo ritroviamo in questo caso, il tema del copyright. Vi ricordate, la domanda era: se carico la foto su Facebook, di chi è la foto? Mia, di tutti o di Facebook? Qualcuno risponde giustamente mia, qualcun altro dice di tutti e qualcun altro dice di Facebook. Perché? Perché si immagina che caricando la foto sulla piattaforma si perdano dei diritti. In realtà, dentro le norme, dentro i termini d'uso, Facebook ci dice: attenzione, quando voi vi connettete a Facebook concedete le seguenti autorizzazioni, cioè siamo noi che autorizziamo Facebook concedendogli che cosa? Una licenza non esclusiva sulla nostra proprietà intellettuale, sulle cose di cui abbiamo il diritto d'autore. Quindi è una licenza non esclusiva, valida in tutto il mondo, che non ci dà diritto a riscuotere nessun centesimo da parte di Facebook. Ci dice questo. Quindi gli concediamo una licenza non esclusiva, cambio slide, che nel momento in cui l'utente decide di eliminarla, eliminare la foto, eliminare il contenuto, la licenza finisce. Cioè Facebook non è più autorizzato ad utilizzarla. A meno che, e qua naturalmente poi ci sono, come dire, i punti critici, i contenuti non siano stati condivisi con terze parti. Noi dovremmo andare sui siti delle terze parti e dire: rimuovi quel sito lì, oppure dammi l'opportunità di rimuovere, no, quel sito, quella fotografia lì. Bene. Attenzione, Facebook vi avverte anche che siccome fa backup di continuo in quelle server farm che abbiamo visto poco fa, no? Con stoccaggio in varie parti del mondo, dice: vabbè, potrebbe succedere che in data center c'è ancora traccia della vostra fotografia. Adesso stiamo parlando di una fotografia banale, insomma, e magari non gli diamo peso, però immaginatevi contenuti più che hanno maggior valore anche dal punto di vista, diciamo, patrimoniale. Attenzione, il tema del copyright è diverso dal tema della privacy. Sono due normative diverse. Uno regolamenta i dati personali, la privacy, il copyright regolamenta la proprietà intellettuale, quindi le opere, i diritti sulle opere dell'ingegno. Sono due sfere diverse, non facciamo confusione, o perlomeno dissipiamo la confusione che si può generare. Andiamo avanti, vabbè, qua naturalmente dà dei dettagli, poi ne andrete a leggere. Adesso passiamo al terzo tema dei termini di servizio. Il primo era la privacy, il secondo il copyright, il terzo è la sicurezza. Il terzo è la sicurezza. Che cosa dice sostanzialmente Facebook? Non caricate virus, non impossessatevi di account di altri, perché impossessarsi di un account di altri è un reato, punito dalla legge. Non denigrare, non intimidire, non pubblicare contenuti minatori, pornografici, che possono naturalmente ledere, come dire, ledere le altre persone. Che cosa vi chiede di non fare anche? Gli utenti di Facebook forniscono il proprio nome e le proprie informazioni reali e invitiamo tutti a fare lo stesso. Bene, su questo, già solo questa cosa basterebbe come motivo per non iscriversi a Facebook. Basterebbe come motivo per non iscriversi a Facebook. Perché io sono iscritto a Facebook e ne faccio anche un abuso, diciamo. Ecco. Quindi non è che lo sto facendo, voglio fare il moralista su questo, però un hacker, come dire, una persona davvero, un cittadino davvero responsabile, di fronte a una dichiarazione del genere direbbe:
arrivederci e grazie, io mi tengo il mio diritto all'anonimato. Perché su internet, come ci dice Stefano Rodotà, no? Nella dichiarazione dei principi in internet, l'anonimato è un diritto irrinunciabile, non dobbiamo rinunciare, soprattutto se viviamo, appunto, viviamo in delle società dove stati o aziende possono invadere in ogni momento la nostra privacy, ma anche possono minacciare la nostra incolumità. Adesso non auguro a nessuno di vivere in dei paesi dove ci sono dittature o semidittature, insomma. Però immaginate lì quanto sia importante l'anonimato in internet, insomma. Quindi la trasparenza radicale che Facebook pretende è davvero fastidiosa. È davvero fastidiosa, però vabbè, ci vorrà del tempo probabilmente per arrivare a capire, a capire e ad adattarsi a nuove regole. Andiamo avanti, vabbè, ci sono altri elementi relativamente sempre alla sicurezza, ma non sto ad approfondirli perché poi dopo, naturalmente, siete voi che ve li dovete andare a leggere, insomma, i termini d'uso. Se non l'avete fatto fino ad oggi, non sarò io a soddisfare la vostra sete di conoscenza in questo momento. Bene, bene, fatto questo, adesso dobbiamo entrare nella terza... nella terza parte di questo incontro, dedicato all'identità, alla reputazione, all'anonimato, ma prima di farlo però stoppo la condivisione, cerco qualche viso e vi chiedo naturalmente un attimo di pazienza perché sta venendo brutto tempo e se non apro la finestra qua sto al buio pesto anche dentro casa, un attimo di pazienza. Scusatemi, ma ecco, adesso mi pare di essere un po' più illuminato, se non altro. Bene, ci sono domande, se no passiamo alla terza fase, anche perché devo andare pure di fretta, mi accorgo che queste cose naturalmente richiedono un sacco di tempo. No, non ci sono domande, allora vado avanti. Quando parliamo di identità su internet, di che cosa parliamo? Quando parliamo di identità su internet parliamo di qualche cosa che ha a che fare, come dire, potrebbe scomodare anche la filosofia, no? Quello che non sembra, ma non è, insomma, quello che percepisco non è. Per cui bisogna utilizzare, certo, le sensazioni, le percezioni, ma bisogna ragionare molto quando si sta su internet, perché certamente noi portiamo dentro internet tante sfaccettature della nostra identità a livello sociale, di genere, professione, eccetera. Quindi quelli che poi possono diventare anche dati sensibili, no? Dicevamo prima. Ma il punto, l'identità digitale però è un'altra cosa. L'identità digitale, prendo da fonti da Wikipedia, quindi non è che uso fonti particolarmente complicate. L'identità digitale è l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione. Cosa sono? Qual è l'identità digitale? Sostanzialmente username e password sono le credenziali con le quali ci autentichiamo dentro a un sistema, dentro un sistema digitale, un sistema informatico, che naturalmente ha più stratificazioni. Un conto è la password che utilizziamo per entrare dentro il router di casa, un conto è la password che utilizziamo per entrare dentro WhatsApp, per entrare sulla mail o su Facebook. In ogni caso, una volta che noi ci siamo registrati con questa identità, lasciamo delle impronte. Le impronte sono anche spesso involontarie. Vengono generati naturalmente metadati che non sono naturalmente frutto solo della nostra volontà. Quindi, adesso io lo vado veloce, questo è un tema gigantesco naturalmente, non posso soffermarmi troppo, ma è per dirvi che cosa? Che l'identità digitale è diversa dalla reputazione digitale, perché mentre la identità digitale è quello che noi dichiariamo di voler fare su una piattaforma,
su internet, dentro l'infosfera, la reputazione invece è quello che gli altri pensano di noi. Quello che gli altri pensano di noi può essere frutto del nostro comportamento, più o meno sensato, più o meno scellerato, ma può essere frutto anche autonomo, indipendente delle persone che noi frequentiamo, cioè quindi l'opinione che gli altri si fanno di noi. Allora, come facciamo ad avere sotto controllo l'opinione che gli altri si fanno di noi su internet? È impossibile, praticamente è impossibile. Non c'è modo di venirne a capo su questo. Possiamo mettere tutte le leggi restrittive che ci pare e piace, però tanto siamo sempre sotto, come dire, sotto pressione. Quello che potremmo iniziare a fare tutti quanti è, come dire, fare un po' di ego surfing, quindi vedere un po' che tipo di tracce abbiamo lasciato fino ad oggi o lasciamo continuamente, che tipo di presidi abbiamo su internet, in cui siamo noi la voce in capitolo e quindi siamo noi che determiniamo in qualche modo il dibattito, la discussione intorno anche alla nostra immagine, appunto, di cui ci prendiamo cura, e quindi cura anche dei contenuti. Quindi la reputazione ce la costruiamo noi giorno per giorno su internet, da una parte, però ripeto, c'è anche una sua sfera di autonomia, perché gli altri naturalmente possono pensare di noi quello che vogliono e su internet lo possono anche comunicare e metterlo a disposizione di tutti. Quindi identità digitale, reputazione digitale, infine, vabbè, già l'abbiamo discusso di questo, ragionare sull'anonimato. L'anonimato è un diritto, dovrebbe diventare un diritto costituzionale, ok? Quindi scritto in Costituzione. Rivendico il diritto all'anonimato. Quindi tutti i cittadini di internet hanno diritto all'anonimato. E questo andate ad approfondirlo voi stessi, ma magari già lo conoscete, oppure con i vostri ragazzi. Allora, fatto questo, adesso andiamo a fare un piccolo esercizio, sempre su Mentimeter. Adesso passiamo alla quarta fase, velocemente, che è quella relativa ai possibili conflitti. Allora, quella relativa ai possibili conflitti. Io però ho un... Vediamo un po' se me lo fa resettare da qua. Mi sono dimenticato di fare una cosa. Vabbè, iniziamo da qua. Tanto le risposte non sono mai le stesse. Resetta. Ok. Allora, io vi pongo delle... Non si vede forse? Ah, non sono in presentazione. Scusate. Allora, devo tornare in presentazione. Allora, rifaccio quello che volevo proporvi di fare. Allora, chiudo tutto, chiudo Opera. Ok. Allora, passiamo, ripeto, dall'identità alla reputazione all'anonimato, passiamo al tema conflitti online. Adesso prendiamo solo qualche spunto, E su Mentimeter vi pongo delle domande. Questa cosa voi la potete fare con i ragazzi, la potete fare con i bambini e dedicarci delle gran ore, perché su queste questioni poi le discussioni diventano davvero lunghe. Diventano davvero lunghe. Allora, io adesso vi pongo delle domande e voi rispondete. Quindi cliccate su www.menti.com, dopodiché inserite il codice 782550 e rispondete a questa domanda. Flavio e Stefania stanno discutendo sul modo di svolgere il compito. Ad un certo punto però Flavio si innervosisce ed inizia ad urlarle contro. Si tratta di uno scherzo, di un comportamento sbagliato, di bullismo o di reato? Cosa dite? Ripete il codice, per favore. Codice 782550. Questo è solo un piccolo esempio di cosa si può fare online o in presenza con i ragazzi, ma serve veramente tantissimo, perché bisogna distinguere i conflitti, hanno, come dire, entità, sono tipologie di conflitti molto diversi, e anche nel caso del bullismo, del cyberbullismo, bisogna saperlo identificare.
non è affatto scontato. Adesso questa non è neanche una lezione sul bullismo, sul cyberbullismo, non sono neanche uno psicologo, insomma. Però ecco, dal punto di vista digitale c'ha delle sue caratteristiche il cyberbullismo, che richiedono anche il nostro contributo di insegnanti e di bibliotecari, secondo me. Bene, un comportamento sbagliato. Darei per buono questa risposta. Allora, ce n'è un'altra, e qualcuno risponde bullismo. Ce n'è un'altra, sempre nella stessa slide. Matteo ed i suoi amici hanno sviluppato una profonda antipatia per Daniele, pertanto gli impediscono di partecipare ai giochi o alle attività. Ok, bullismo. Già. La prima era comportamento sbagliato, qualcuno ha risposto bullismo, ma evidentemente non è bullismo, perché insomma urlarle contro in una situazione del tutto occasionale, del tutto particolare, che inizia e finisce lì, è un comportamento sbagliato, insomma, ecco, si chiede scusa e si finisce lì. Dipende poi naturalmente che cosa le abbia urlato, è chiaro, però così è molto, come dire, si tratta davvero, stai fermo, non mi rompere le scatole, no? E finisce lì, è un comportamento sbagliato magari. Invece quest'altra domanda, tutti state rispondendo bullismo, comportamento sbagliato, pertanto gli impediscono di partecipare ai giochi o alle attività. Allora, certo, è un comportamento sbagliato che però diventa bullismo, ed è molto più grave di un comportamento sbagliato, perché ci sono, è la profonda antipatia, aver sviluppato una profonda antipatia. Non è quindi una cosa occasionale, comportamento occasionale sbagliato, ma è qualche cosa di maturato che ricorre nel tempo, è ricorsivo, si ripete, è continuativo. Quindi questo fatto di impedirgli di partecipare ai giochi non è solo episodico, ma capita più volte, e quindi quando c'è la reiterazione evidentemente si parla di bullismo. C'è un'esclusione, evidentemente c'è il problema dell'esclusione, dell'inclusione, e c'è quindi di un rapporto di potere che comunque si è sbilanciato. E naturalmente la ripetizione, la continuatività. E questo è un tipo di domanda. Adesso io ne ho anche altre, ne ho anche con i bambini, con i ragazzi, naturalmente queste domande se ne possono fare tante. Adesso torno di nuovo sulla home di Mentimeter, prendo il secondo esempio, vediamo. Secondo esempio, di nuovo qua si tratta di inserire il codice 864594, ripeto 864594, e di rispondere a quest'altra situazione. Massimo, Chiara e Luigi aspettano ormai ogni giorno Ivan fuori dalla scuola, lo bloccano, iniziano a picchiarlo e gli portano via i soldi. Che cos'è questo? Ottantasei quattro cinque nove quattro. Bullismo, reato, due risposte reato. Reato. Allora, vi ripeto, questi esempi devono servire anche per ragionare con i ragazzi, non devono servire per stabilire una verità una volta per tutte, per cui non ci sono, diciamo, linea di massima risposte sbagliate. Non ci sono, nel senso che tutto ci serve poi per ragionare insieme ai ragazzi. Vi garantisco che quando introducete questi temi, anche online, il dibattito è assicurato, insomma. Se siete in presenza, il cerchio e la LIM magari per raccogliere le risposte e discutere, è proprio meraviglioso, diciamo, come situazione. Se siete online dovete immaginarvi di essere tra pari, in un'aula, in un ambiente di apprendimento tra pari, in cui tutti hanno lo stesso diritto di parola e tutti hanno opinioni, insomma, che hanno il diritto ad essere espresse. Comunque è un reato.
è un reato, non è bullismo. Cioè, qui c'è il bullismo nel senso, ormai ogni giorno uno pensa, no, Ivan aspettano fuori dalla scuola, quindi c'è questo fatto del rapporto di potere che diventa sopraffazione e quindi ripetutamente c'ha questo, diciamo, dal punto di vista psicologico, certo c'è un dispositivo di bullismo, però il problema è che qua li portano, lo picchiano e gli portano anche via i soldi e niente, qui c'è percosse e furto, insomma, e non, cioè, non, e il bullismo è solo un aggravante, in questo caso è un aggravante, diventa, se la, finisce in tribunale questa situazione, come finisce, come spesso finisce in tribunale, naturalmente ci sono delle aggravanti, il bullismo è un aggravante. E l'altra risposta è, l'altra domanda è, ogni volta che gli passa accanto durante la ricreazione, Michele colpisce Giovanni con uno schiaffo alla nuca. Questo? Cos'è? Bullismo? Bisogna, come dire, bisogna discuterne poi, ovviamente, perché sono fenomeni che hanno naturalmente una tale complessità in ambiente fisico, sono tutte scene queste di ambienti fisici, abbiamo visto ora. Adesso il codice per accedere 864594, è lo stesso di prima. 864594. Bullismo, sì, se dovessi darvi una risposta, io non sono l'esperto che vi deve dare la risposta adesso su queste situazioni. Ripeto, potrebbe essere anche, come dire, ragionevole dire guarda, ti denuncio e ti porto in tribunale. I genitori denunciano, espongono denuncia e si finisce in tribunale, non lo so. Però ecco, in linea di massima, se davvero dovessimo affrontarlo per risolverlo il problema, faremmo bene a contestualizzare nell'ambito del bullismo. Bene, altro esempio, adesso dobbiamo fare qualche esempio nel mondo digitale. Nel mondo digitale vediamo un po' che ci abbiamo, la situazione, vado a vedere la situazione 3, che non mi sto ricordando adesso, ok, sì, la situazione 3 va bene, però devo resettare i risultati, scusatemi, faccio questo piccolo errore, voi me lo perdonerete. Vado in presentazione, cambio di nuovo slide, adesso il codice è 996736 e la situazione è: un ragazzo scopre la password di un compagno e rubandogliela incomincia a chattare a suo nome. Questa è una situazione frequentissima, più frequente di quanto voi possiate immaginare. Cioè, magari lo sapete già, adesso vi sto dicendo, sto scoprendo l'acqua calda, però teniamone conto. Un reato. Si tratta di riconoscere delle situazioni conflittuali. Vediamo un po'. Codice è sempre 996736. Reato. Diamolo per buono, è un reato. Rubare la password, rubare l'identità digitale di qualcuno. Non è bullismo, cioè, oddio, poi dopo, in questo caso, così come è formulata la situazione, è proprio solo un reato. Perché poi il fatto di chattare a suo nome dipende anche che cosa fa, no? Dipende che tipo di atteggiamenti, di parole, insomma, tiene a nome dell'altro compagno. Potrebbero essere anche cose tutte positive dette, però il furto in sé che viene punito dalla legge, soprattutto dell'identità digitale, che abbiamo detto è più importante quasi delle chiavi di casa. Cioè, non perdere il telefonino o avere username e password sul telefonino è più importante che avere le chiavi di casa oggi come oggi. Cioè, è rischiosissimo perdere il telefonino. Quindi se qualcuno te lo ruba, per giunta, è anche proprio immediatamente perseguibile. Ah, scusate, vediamo qual era il caso successivo. Una ragazza scatta una foto di una compagna di classe e la utilizza per creare un profilo Facebook a nome della compagna.
se abbiamo letto i termini di servizio, i termini di servizio di uso di Facebook, sappiamo che Facebook ci sbatte fuori subito e poi la compagna ci può anche portare in tribunale. Adesso presa proprio degli estremi, insomma. È così, non ci sono vie di mezzo su questo, è bene spiegarlo ai ragazzi che non ci sono. Qualcuno prova a dire che si tratta di un comportamento sbagliato, di uno scherzo, ma no, non funziona così. Cioè, non funziona così. Purtroppo sottovalutare nell'ambito digitale queste cose può essere pericolosissimo. Quindi bene, avete risposto tutti bene in questo caso. Vediamo un'altra circostanza. Questi sono tutti i casi che voi trovate online, da copiare, incollare, insomma, su Mentimeter, dove vi pare, insomma, anche sui fogli di carta lo potete fare. Osserviamo queste quattro situazioni. Allora, resetto adesso anche questi risultati. Scusate, ma non sono affatto scontati. Allora, quarta slide. 76 60 46 è il codice, 76 60 46. Un gruppo di bambini prende in giro spesso una ragazza a scuola con offese e dispetti, filmando tutto con lo smartphone per poi diffondere le immagini. È uno scherzo, un comportamento sbagliato? Ma mi verrebbe da dire, è bullismo? È reato? Cioè, è reato? Questo non è neanche bullismo. Cioè, sì, è bullismo, ma poi che diventa anche qualcos'altro. Ecco, semplificando molto, è bullismo che diventa cyberbullismo, c'è una legge che regolamenta adesso la questione del cyberbullismo, e qui c'è il cyberbullismo, e c'è, senza dubbio, comunque è un reato, qua siamo davanti a un reato, assolutamente. Non ci sono vie di mezzo. Però nel momento in cui lo affrontiamo dobbiamo tenere conto che ci sono dei rapporti tra i ragazzi che sono configurati come bullismo, cyberbullismo, quindi non dobbiamo lasciare solo al giudice o alla polizia, insomma, la soluzione di questo caso. Perché poi dopo lì, quando siamo in tribunale, ormai il problema, cioè, si risolve nel peggiore dei modi, chiaramente. Per questo penso che questo tema del cyberbullismo, visto solamente tramite la polizia postale, così, lascia un po' il tempo che trova, perché poi in realtà nella quotidianità le cose sono molto più complesse e per essere davvero risolte richiedono un impegno di tutti che non è solo repressivo. Per quanto va molto bene, naturalmente, e vederne gli aspetti, cioè, come dire, specificare che si tratta di reati. L'altra domanda è: Gloria e Martina trovano sempre il modo di litigare, soprattutto quando sono in fila per uscire da scuola, si spintonano continuamente. Dai, finiamo in bellezza, dai, questa è facile. È anche meno dolorosa degli altri, dai. Questo è un comportamento sbagliato, naturalmente, non ci soffermiamo più di tanto, ma vedete, tutti rispondiamo comportamento sbagliato, perché tanto si può anche litigare, insomma, spintonarsi e... È un rapporto reciproco, eh? Non c'è sbilanciamento di potere naturalmente su questa cosa, perlomeno così come è posto il problema, non manifesta problemi di potere. Quindi abbiamo chiuso questa parte degli esercizi. Adesso io ho approfittato della vostra pazienza, avete visto qua le cose stanno andando un po' per le lunghe, anche per me, mi dispiace. Purtroppo è davvero difficile riuscire a contenere dentro tempi super precisi, e vedete le stesse situazioni io ce l'ho qua messe come slide, perché se sono in una classe naturalmente raccolgo a mano le risposte, poi faccio vedere naturalmente ai ragazzi delle situazioni di le differenze tra bullismo tradizionale e bullismo informatico, cyberbullismo, e l'elenco dei reati che si possono generare a partire da situazioni di bullismo, dentro i quali appunto poi il bullismo diventa un aggravante, e come vabbè affrontare il bullismo, come affrontare il cyberbullismo. Allora, su questo c'è tantissima letteratura, tantissimi esperti, eccetera. Non vi devo raffrontare io questa questione del bullismo. Io quello con cui vi voglio lasciare oggi è dirvi che relativamente alla gestione dei conflitti, quindi relativamente alla questione dell'autodifesa digitale,
si tratta intanto di lavorare sulla cittadinanza, sulla questione dei rapporti giuridici nel mondo digitale, quindi vedendone i loro aspetti normativi anche i loro aspetti tecnici. Allora, quando siamo davanti al cyberbullismo, ad esempio, noi ci troviamo, a differenza che il bullismo, ad esempio, tradizionale, davanti all'assenza di limiti spazio-temporali, davanti all'affievolimento del sentimento di compassione della vittima. Quindi ci troviamo davanti a fenomeni che non possono essere risolti solamente con una sentenza in tribunale, insomma. Perché se la foto con cui mi hanno denigrato continua a girare, malgrado ci sia una sentenza, io mi sentirò sempre male. Io che sono la vittima mi sentirò sempre male. Quindi capite che il lavoro da fare è anche molto più complesso. Per cui, ecco, prima di dare i telefonini in mano ai ragazzi, o comunque mentre gli diamo i telefonini, mentre gli diamo i tablet, mentre gli diamo i computer, noi dovremmo insegnare anche ai ragazzi, vabbè, la questione delle norme, il cyberbullismo, anche la legge sul cyberbullismo, tutto quello che volete, ma dovremmo, come dire, esercitarli ad analisi, fare analisi di casi, a fare analisi di casi, cioè avvertirli che ci sono potenziali conflitti e che i conflitti si manifestano sempre in un determinato modo, ad esempio online. Ci sono dei segnali con i quali riconoscere praticamente conflitti in corso, sia da parte della vittima sia da parte dell'aggressore. Ci sono dei segnali, su questo vado veloce perché naturalmente non voglio approfittare troppo. Ci sono delle modalità di attacco online. Le modalità di attacco più ricorrenti sono quello della falsa identità, della seduzione e della raccolta di informazioni. Raccolta di informazioni vi ricorderà qualcosa che ha partecipato agli incontri precedenti, come fare ricerca online. Ecco, un aggressore impara a fare ricerca online in maniera molto efficace, per cui imparare a fare ricerca online non serve solamente per rispondere tipo a domande che cos'è il carnevale, ma anche ad altro tipo di questioni. Sono estremamente legate le due cose. Ci sono naturalmente tecniche personali, cioè in senso uno a uno, di attacco diretto uno a uno, ma ci sono anche attacchi che vengono sferrati in modalità sociale. E ognuno di questi tipi di attacchi naturalmente ha poi come contromossa naturalmente dei sistemi di difesa. E anche lì ci sono delle tecniche preliminari da utilizzare ogni qualvolta noi vediamo un segnale di aggressione, percepiamo. O ci hanno raccontato, ci stanno dicendo che ci sono delle aggressioni in una chat, noi dovremmo naturalmente adottare delle tecniche di difesa. In questo caso, vabbè, parlarne con amici, parenti, selezionare informazioni, separare le identità, insegnare ai ragazzi appunto a tenere separata la loro perlomeno la loro identità in certi ambienti dall'identità che utilizzano anche negli ambienti online. Non devono necessariamente utilizzare la trasparenza radicale. Attenzione, non è assolutamente consigliabile sempre tutta questa esibizione di sé nella massima trasparenza possibile online. E quindi tecniche di difesa attiva, tecniche sociali, dopodiché finisco con questa slide in cui ci sono proprio delle tecniche, proprio pratiche da insegnare ai ragazzi, che in qualche modo già le praticano, non è che non le praticano, però bisognerebbe lavorarci sistematicamente. Almeno, fossi io, dedicherei tutte e 33 le ore previste dalla prima elementare fino al quinto anno di scuola superiore per l'educazione civica, le dedicherei esclusivamente a questa cosa qua, forse per me. Cioè, al processo costituente relativamente all'internet, quindi alla dichiarazione dei diritti in internet, chiaramente alla Costituzione italiana, che dovrà prima o poi riformarsi, come dire, a questo scenario mondiale, sarà aggiornata prima o poi, immagino, e quindi alla sostenibilità ambientale che dipende anche dalla vita digitale che facciamo, e quindi poi allo caso specifico della cittadinanza digitale, che comporta anche una serie di rischi. Dai quali riusciamo a proteggerci imparando ad esempio a tracciare le immagini, a tracciare messaggi mail, a gestire relazioni magari con video chat, chiamate vocali,
che si possono fare con eventuali aggressori per cercare di smascherarli, tracciare un numero di telefono, capire un sito web da chi è gestito, fare la ricerca inversa per immagini, ve lo ricordate, l'abbiamo utilizzato per le fake news, ad esempio. Ecco, se vogliamo, se riceviamo un messaggio, un bambino riceve un messaggio con un profilo sconosciuto, può benissimo imparare a scaricarsi quelle immagini, fare una ricerca inversa, vedere se quell'immagine è stata già utilizzata su altri siti e se eventualmente questi altri siti suggeriscono di non affidarsi appunto a certi contatti. Ripeto, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista normativo, sono delle cose enormi questo lavoro che noi dobbiamo fare. Io oggi vi ho dato solo qualche spunto. Vi lascio dandovi qualche riferimento, diciamo, di approfondimento, che sono quelli che piacciono a me, ma insomma voi non siete obbligati a seguire questa pista, diciamo, tematica. Però ad esempio io tante cose le ho imparate frequentando i corsi di queste palestre digitali che si chiamano Zashin Tech. Sono state fondate a Genova, poi si sono diffuse piano piano in tutta Italia. E cosa sono? Sono delle palestre digitali, appunto, dove sono delle palestre anche fisiche, vengono fatte anche nelle palestre proprio di arti marziali in alcune città, dove si impara a gestire casi di aggressione. Si va in palestra, come dire, per fare combattimento, simulare dei combattimenti, e naturalmente i ragazzi, i bambini, dopo un po' prendono consapevolezza della loro forza digitale, della forza che eventualmente utilizza l'avversario per aggredirli, e sanno gestire eventuali aggressioni dentro le chat, dentro i forum, dentro i social, eccetera. Dopo un anno o due di lavoro diventano bravissimi. Vabbè, questo se volete approfondirlo lo fate. Un altro gruppo che vi consiglio di frequentare è Ippolita, ippolita.net. È un sito gestito da un gruppo di ricerca interdisciplinare conviviale, loro amano definirsi così. Vedete, siamo un gruppo di ricerca indipendente interdisciplinare, ci occupiamo di tecnologie digitali e filosofia della tecnica. Loro naturalmente organizzano laboratori, conferenze, corsi, seminari, e sono una miniera naturalmente di spunti per fare autodifesa digitale. E c'è un altro gruppo, si chiama Circex, ma vediamo un po' se riesco a raggiungerlo da qui. Mette a disposizione anche un libro che è pieno di casi, che vale la pena studiarsi non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Scusate, ho sbagliato a cliccare. Dovrebbe essere questa la pagina principale del loro sito. Ecco, anche loro sono un gruppo di studio, un centro internazionale di ricerca per le convivialità elettriche. E io trovo che siano davvero, davvero super interessanti, perché sono hacker che mettono in una modalità divulgativa, soprattutto sotto forma di contenuti insomma, trasmissibili, manipolabili da normali utilizzatori di internet, quali siamo noi. E quindi vabbè, ve li consiglio, insomma. Direi di chiudere qua con la presentazione, tornare in classe. Grazie Tommaso, come sempre molto interessante. Grazie Giovanna. Aspetto eventuali vostre domande, ma potete anche accendere il microfono casomai per porle. Grazie Valeria. Grazie. Io ho avuto un po' la connessione, pioveva e quindi non sempre è risultata efficiente. Infatti per varie cose, alcune cose non sono riuscita a farle. C'è il video. Io adesso lo chiudo naturalmente, però rimango in linea. C'è un video, il video completo, quindi casomai poi se lo può riguardare con va bene, come le altre le